1973, Berlusconi cerca casa. Colpo di fortuna. Il figlio di uno dei suoi prestanomi, che si chiama Umberto Previti, il prestanome, è un avvocato fascista calabrese che sta a Roma e che gli, appunto, gli fa da testa di legno in una delle sue società immobiliari. Il figlio fa l'avvocato, un giovane avvocato, si chiama Cesare Previti, è il protutore di un'orfana minorenne di una famiglia molto importante della nobiltà milanese, la famiglia Casati Stampa, che è proprietaria di meravigliosi palazzi a Roma e di una tenuta praticamente sterminata in Brianza, in comune di Arcore. 3 anni prima, la famiglia è stata decimata da una strage a sfondo sessuale perché il capofamiglia, il marchese Camillo Casati Stampa, aveva il vizietto di guardare la moglie, e gli si eccitava così, mentre andava a letto con i suoi amanti. Se non che un giorno impazzì e vide la moglie innamorata di uno dei suoi amanti e quindi sparò all'amante, sparò alla moglie e poi si sparò. Rimase la povera orfana, che non bastando la sfiga di quello che era successo ai suoi genitori, si è anche ritrovata come protutore Cesare Previti. Pensate che ragazza fortunata. Cesare Previti le dice: "Ma c'è questa villa con le tenute intorno, insomma, io avrei il compratore." La ragazza si fida del suo protutore e infatti il protutore vende la villa. Villa San Martino, villa del Settecento, 3.500 metri quadri di villa con pinacoteca, quadri d'autore, biblioteca di volumi antichi, parco di 1 milione di metri quadrati, campi da tennis, maneggio, scuderie, 2 piscine, cascina, tenuta agricola, totale 2 milioni e mezzo di metri quadri, mezza Brianza. Sapete quanto la paga Berlusconi? 500 milioni di lire. Non i soldi contanti, magari. La poveretta viene pagata in azioni di alcune società immobiliari di Berlusconi non quotate. Per cui questa povera ragazza si trova in mano una carrettata di carta straccia e quando se ne accorge chiede di monetizzare quelle azioni rivendendole a Berlusconi. Berlusconi dice: "Ma certo, siamo qua per lei, però gliele ricompro a metà del prezzo." E quindi si porta a casa tutto quel ben di Dio per 250 milioni di lire in contanti. Pochi anni dopo le banche gli chiedono una garanzia per un prestito e lui dà in garanzia la villa con tutto quello che c'è intorno, che ha appena preso per 250 milioni, e la dà in garanzia per un finanziamento di 7 miliardi e 600 milioni. Cioè la carriera di Berlusconi inizia con la truffa ai danni degli abitanti di Segrate che si vedono piovere gli aerei con la scusa dell'ospedale che non c'è e la truffa a un'orfana minorenne che ha appena perso i genitori in una strage familiare. Io potrei anche fermarmi qui, cioè non c'è bisogno di raccontare quello che ha fatto dopo il 73, perché uno che comincia così, no? Chi ben comincia è a metà dell'opera, che gli vuoi dire a uno che comincia così? Diciamo che già si poteva intuire dove sarebbe arrivato. Voi direte in galera? No, a Palazzo Chigi e al Quirinale. Ci mancherebbe altro. Siamo un paese serio. Naturalmente, chi ha raccontato la storia della villa, cioè Giovanni Ruggeri e poi Mario Guarino, in vari libri, Gli affari del presidente, Inchiesta sul signor TV, sono stati più volte denunciati da Berlusconi. Hanno sempre vinto le cause, quindi è tutto vero e ci sono sentenze che lo dicono. E le conosce anche l'avvocato Ghedini, che mi meraviglio che quando uno dice delinquente si offenda. Almeno lui dovrebbe avere lette le sentenze.